Sono a Pozzuoli, per l'esattezza alle Monachelle. Nell'edificio alle mie spalle fino a giovedì abitavano 32 persone. Uomini e donne che non avevano una migliore soluzione abitativa. Due giorni fa c'è stato però uno sgombero che è stato giustificato dalle istituzioni sulla base del principio della tutela della sicurezza e della salute pubblica. In sostanza le istituzioni dicono che in questo luogo c'era del degrado, non erano garantite le minime condizioni di salute e sicurezza e per questo hanno proceduto allo sgombero. Il paradosso è che però mandando queste persone per strada hanno prodotto una possibile bomba sanitaria, perché nessuno di loro è dotato di DP, non hanno mascherine, non hanno detergenti, non hanno un bagno in cui potersi lavare e durante l'emergenza Covid abbiamo imparato quanto sia importante anche solo la possibilità di lavarsi le mani in continuazione. Questa possibile bomba sanitaria si produce perché la politica è quella degli slogan e non è quella delle soluzioni concrete. Qui nessuno vuole il degrado. E la soluzione non è soltanto trovare una casa per 26 persone, ma è garantire la salute di tutta la cittadinanza. Una soluzione concreta e immediata già esiste. È la possibilità di collocare queste 26 persone nell'edificio alle mie spalle, perché c'è la casa del custode che al momento è disabitata e che potrebbe essere attrezzata nel giro di pochissime ore. Si potrebbe allacciare l'acqua e si potrebbe trovare una sistemazione temporanea per queste persone, proprio per superare l'emergenza. Nel frattempo si deve istituire un tavolo interistituzionale tra il comune di Pozzuoli e il comune di Napoli. Queste due istituzioni, anziché rimpallarsi di continuo le responsabilità, devono sedersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione. La soluzione è quella indicata dalla comunità delle Monachelle, che da 3 anni lavora in questo posto, che ha aperto una biblioteca, che ha pulito gli spazi e che ha dato una mano, in assenza assoluta dei servizi sociali, a queste persone e a questi senza tetto. La soluzione c'è, quello che manca è la volontà politica di portarla avanti. Si tratta però della salute e del futuro della cittadinanza tutta, per cui occorre muoversi ora, muoversi subito.